Buonasera a tutti amici fan hater. Questo penso sarà l'ultimo video che vedrete qui da casa mia, con i miei bellissimi oggetti, eccetera, eccetera, il mio armadio e tutto quanto. Però io volevo soltanto salutarvi perché mi trasferirò a Venezia Mestre e lì ci vorrà un po' prima che io abbia di nuovo una connessione internet che mi permetta di caricare video. Per questo io, intanto per questo video, non volevo parlare troppo dell'università o del mio nuovo appartamento o di cose del genere. Ci sarà spazio in un prossimo video. Ma quello che volevo fare oggi, un po' così per non lasciarvi con un buco enorme di un mese, perché probabilmente, visto che già non carico da 2 settimane, verrebbe così, voglio commentare con voi l'aggiornamento 4.0 di Splatoon 2. Purtroppo non vi posso mettere dei gameplay perché sto facendo un po' le valigie, c'è un po' di confusione, insomma non riesco a registrare in questo momento dalla mia TV. Quindi purtroppo mi limiterò a farvi vedere a schermo le note, le patch notes, ovvero i cambiamenti, soprattutto i bilanciamenti delle armi che a me piace commentare. Se invece volete vedere dei gameplay delle nuove armi, ad esempio, o qualche altro commento, assolutamente andate a vedere il video del mio compagno Stress, mio compagno di team, vice capitano dei Pinchok, penso che lo conoscerete. Se non lo conoscete, iscrivetevi subito al suo canale perché i suoi video fanno veramente ridere, è un mio grande amico e quindi cosa aspettate? Andate. Comunque adesso leggerò dal mio cellulare le patch notes e poi ve le metterò qui a schermo, esatto. E insomma andiamo, non mi soffermerò più di tanto sulle nuove armi o sullo Splatfest, io penso che partirò subito dai bilanciamenti. Comunque, per chi non lo sa, c'è stato un cambiamento allo Splatfest che adesso avrà le battaglie divise in normali e pro, e che avranno diversi cambiamenti che comunque io apprezzo moltissimo. Ad esempio ora si può giocare in 2 o 3 persone, la squadra viene completata automaticamente, quindi sicuramente il gioco con gli amici è decisamente migliore di prima. Ma qui adesso direi appunto di passare subito alla parte del bilanciamento delle armi, che è quello che io vorrei discutere, è quello che mi interessa sinceramente di questo gioco, che sia un gioco bilanciato, e finora non lo è stato più di tanto, anzi si può dire per niente. E secondo me comunque anche dopo questo aggiornamento ci sono dei problemi irrisolti, ma ne parleremo. E mi raccomando, visto che questo è un video di opinione, parlo di quello che io penso del gioco, è il posto perfetto per voi per sbizzarrirvi nei commenti e a dire anche cosa ne pensate voi, perché io voglio saperlo, voglio un po' discutere con voi. Allora, partiamo da, naturalmente, vabbè, cambiamenti a palco plankton e canale cannolicchio. Non sto a leggere, comunque hanno cambiato un po' di cose nelle mappe, e anche a Piranha Pit, che in italiano sarebbe miniera dorata. Ecco qua i bilanciamenti delle armi. Le specifiche per alcune delle armi principali sono state cambiate. Calibro 2000 e calibro 2000 DX. È stata aumentata la distanza massima a cui quest'arma può infliggere il massimo danno, perché come sapete, oppure no, non so se lo sapete, quando l'arma raggiunge la sua gittata massima, i colpi cadono e per una piccolissima distanza praticamente infliggono un po' meno danno, che si chiama fall off damage, ovvero quando il proiettile cade, essenzialmente. E quindi qui c'è scritto che la gittata non viene cambiata, quindi il colore arriva sempre a quella distanza lì, però il danno massimo, ovvero il 52 di danno, verrà inflitto anche un po' più lontano. Sicuramente un buon buff per il calibro 2000 che rispetto a Splatoon 1 ha avuto un RNG, ovvero lo spargimento dei colpi, come si può dire, ovvero che non è più preciso come prima, un RNG aumentato, insomma, non è più un'arma precisa e quindi in competitivo è un po' inutilizzata, diciamo, insomma, senza trovare parole troppo complicate. Allora, poi abbiamo calibro 3000 e 3000DX, naturalmente, perché entrambe le versioni vengono cambiate. Praticamente ora colora meglio, ha aumentato il raggio di aria inchiostrata, insomma, quando il colpo cade per terra. Ha aumentato del 20%. Oddio, è un buon buff perché il calibro 3000 è un'arma che non si vede mai in questo gioco, rispetto a sempre a Splatoon 1 dove era abbastanza OP. Però anche questa, anche il calibro 3000 o la calibro 3000, come si dice, che non l'ho mai imparato, presumo sia la calibro 3000. È un'arma che è molto imprecisa e quindi più che il colore bisognerebbe diminuire l'RNG. Vabbè, andiamo avanti. Ma questo è il mio buff preferito perché stiamo parlando della mia arma preferita di Splatoon 1, il Blaster Lunar.
è stata aumentata la velocità di movimento sia quando si cammina e non si spara, sia la velocità di nuoto, in appunto in forma di calamaro, in modo che sia esattamente identica a quella dello sparacolore recluta o del marker. Quindi appunto un'arma molto leggera e devo dire che è un buonissimo buff perché il Blaster Lunar, pur essendo un'arma che richiede poca mira, diciamocelo, è comunque piuttosto difficile da usare in un contesto competitivo perché è facile da counterare avendo pochissima gittata. Infatti anche le altre due citate, il marker e lo sparacolore, non si vedono in competitivo. Al massimo nelle partite di solo, le partite pro. Però un giocatore forte sa come gestire un'arma del genere con poca gittata e questo è anche il problema del Blaster Runner. Quindi sicuramente è un buon buff. Devo dire, anche perché il Blaster Lunar soffre l'esistenza del normale blaster, che è usatissimo, più gittata, comunque anche il blast radius, ovvero insomma l'impatto del colpo, è piuttosto ampio. E quindi insomma è una brutta concorrenza per il povero Blaster Lunar, che consuma anche un sacco di inchiostro, non lasciamo perdere. Poi c'è questo nerf al secchio, che è stato piuttosto discusso dai pro player che lo usano. Hanno ridotto il danno massimo di quando si colpisce un bersaglio alla base dell'inchiostro, insomma, da 70 a 50. Questo significa che se si colpisce un bersaglio praticamente al massimo della gittata o comunque verso la fine del colpo, fa comunque 70 di danno, ma invece se il bersaglio è vicino farà 50. Diciamo che sì, è un nerf, molti dicevano all'inizio addio secchio, cose del genere. Ma non è troppo notabile, anche perché, insomma, quando si è in combattimento ravvicinato, l'avversario non ha tempo di recuperare energia, quindi anche due colpi da 50 bastano a farlo fuori, o anche uno da 70, uno da 50, se il nemico proprio non compare a 50 cm di distanza. Secondo me nerf che ci sta perché il secchiostro, soprattutto il DX, chiaramente non è per quello coi missili che è stato fatto il nerf. Il secchiostro DX con la palla è un'arma che si vede anche fin troppo. Quando si vuole prendere un'arma con cromosfera si prende sempre quella. Quindi insomma si cerca di nerfarla in favore delle altre armi con la stessa speciale. Perché alla fine Splatoon 2 va pensato, ragionato solo in base alle speciali, purtroppo. Purtroppo. Prossimo nerf, e questo è proprio quello con cui sono meno d'accordo in tutta questa patch, il secchiostro Vasca. Aumentato il consumo di inchiostro di circa il 14%, ridotto il danno inflitto alla barriera del bazookarp di circa il 17%, ridotto il danno inflitto agli ombrelli, che quindi gli scudi che gli sparasoli e sparatenda così possono generare, sempre il 20%, e anche ridotto il danno ai muri di colore. Del 20%. Questo nerf non mi piace per nulla e vi spiego anche perché. Il secchiostro Vasca è un'arma che sì, può sembrare OP perché ha molta gittata, i colpi rimbalzano, può one-shottare se becchi con tutte e quattro bollicine, eccetera, eccetera. Però un giocatore esperto, quindi si parla di competitivo, riesce tranquillamente ad evitare, insomma, fare sub-strafing, come sapete. Tenere premuto il tasto della secondaria, andare dentro e fuori dall'inchiostro in modo da muoversi più velocemente facendo scatti felini, diciamo. E quindi è molto counterabile in realtà il secchiostro Vasca, è anche difficile da mirare con quest'arma. È difficile ad esempio contestare il jet splat, è quasi impossibile da far fuori a meno di non avere un colpo di fortuna. Se l'avversario è bravo a muoversi è difficile da far fuori, quasi impossibile, meglio scappare, insomma. E quindi, detto proprio in parole povere, questo è un nerf voluto, almeno questa è la mia idea, dai giocatori di partite pro, che non sono capaci di counterarlo. E questo mi dà veramente fastidio, perché non era un'arma OP, anzi, è un'arma che per essere usata bene ha bisogno di cervello. Infatti si usa, c'è anche il meme, no? 200 QI, weapon, no? Queste cose qua. Il quoziente intellettivo. E perché bisogna predittare i movimenti dell'avversario, gestire bene i rimbalzi, no? Sulle pareti, un sacco di processi mentali. Questo
Quindi secondo me non andava nerfata, cioè, ma per nulla. In competitivo avete mai visto un secchiostro Vasca? Cioè sì, qualche volta, ma pochi. Cioè comunque a quella gittata anche un blaster rapido, un blaster elite, non so, ti può prendere. Secchiostro centrifuga, ci sono diverse armi simili che comunque da distanza ti prendono. Devi nerfarle tutte perché non ti piace che un'arma ti prenda a distanza. O comunque non ti piace che ti prenda un'arma che richiede poca mira, che non è vero nulla, perché c'è un'arma da spam, no? E allora vogliamo parlare del tinturicchio, del blaster da mischia? Ecco, queste qui sono le armi che in pro si vedono sempre, tutti dicono ah sono OP o anche il rullo magari, ma quelle non le nerfano e chissà perché, le vedete in competitivo? No! Diciamo. E qui presumo appunto, vabbè, passiamo al nerf che più mi piace invece, ovvero nerf ai dualies, splat dualies, repol per duplo e soprattutto repol per duplo logo in parry. Aumentato il consumo di inchiostro delle capriole da 6% del serbatoio al 9%. Secondo me forse è anche poco come nerf. Però sicuramente per le armi forti il consumo di inchiostro è una cosa che dovrebbero toccare molto più spesso in questi bilanciamenti. E infatti lo suggerirei anche su altre armi. Vabbè, hanno fatto sicuramente una buona cosa a nerfarlo. E spero che lo vedremo un po' di meno perché era veramente ovunque, dai. Cioè, dicono il gioco è bilanciato adesso. Un bilanciato è un cavolo. È la mia nonna che ha bilanciato il gioco. Vabbè. Passiamo invece ai bilanciamenti delle armi secondarie. Questo mi piace anche tantissimo, uno perché è la secondaria del Blaster Lunar Neo, ma anche perché forse era una delle peggiori del gioco, ovvero la mina. Quando due mine sono piazzate in un livello e poi una terza viene piazzata a sua volta, la prima mina esplode invece semplicemente di sparire come prima. Buonissimo buff, devo dire. Non è che cambi moltissimo, semplicemente ci sarà un po' più di colore sparso nella mappa, però in ogni caso comunque non è che se esplode da sola o esplode perché si piazza un'altra mina cambi qualcosa. Comunque siamo sempre lì, l'esplosione ci sarebbe lo stesso se passasse un nemico. Però diciamo che piuttosto che sparire semplicemente è sempre meglio che esploda. Niente di eclatante, insomma. Invece il secondo buff è sicuramente più carino, ovvero che le esplosioni adesso infliggono 45 punti di danno invece di 35 se il giocatore si trova molto vicino, altrimenti sempre 35 se sta un po' più lontano, viene comunque coinvolto nell'esplosione. Boh, buonissimo sicuramente. Adesso che con due mine, se l'avversario le prende entrambe vicine, arriva solamente a 10 di vita, che è sicuramente pericoloso per lui. Per quanto riguarda invece le speciali, secondo me c'è stato veramente poco che è stato cambiato e avrebbero dovuto fare un po' di più, appunto perché questo gioco è dipendente dalle speciali in modo pazzesco. Abbiamo il Jet Splat, che adesso dura mezzo secondo in meno. Nerf più che dovuto, devo dire, i jet erano dappertutto, ma forse non abbastanza, non lo so. Comunque è una speciale buona, sicuramente ci vuole più skill usare quella rispetto ad altre come il Bacca Laser. Però insomma, vabbè. Poi abbiamo invece il nerf del Bacca Laser, che più che altro è un po' per bloccare un exploit che potevano fare certi giocatori. Cioè che adesso il raggio viene bloccato non soltanto dalla barriera dello spawn avversaria, ma anche dalla propria. Perché in certe mappe era possibile usare il Bacca Laser da dietro la propria, in modo che se il nemico usava il Bacca Laser per contrastare il proprio, ovvero appunto, ad esempio, una cosa succede un po' sempre, la guerra tra backliner, qualcuno usa il Bacca Laser sulla torre per difenderla, però quello della squadra avversaria ce l'ha pronto e subito lo usa per uccidere l'altro Bacca Laser, insomma, questa cosa qui. Però se il Bacca Laser veniva usato da dietro lo spawn, che in certe mappe si può fare, quello dell'avversario veniva bloccato dalla barriera della appunto spawn e non poteva fare nulla. Adesso questo è stato bloccato perché il raggio viene fermato anche dalla propria barriera. Insomma, niente di che. Sicuramente rimane là una speciale OP e completamente dominante in Torre Mobile Bazooka, e questo è sinceramente
è qualcosa che riduce quelle due modalità alla guerra tra backliner, appunto, e tenersi il bazooka per il bacca laser per i push nemici, eccetera, eccetera. Secondo me bisognerebbe proprio fare un rework della speciale. Non dico ridurla come era all'inizio gioco, che non aveva i raggi tintillato che si sviluppavano dopo un po', però. No, dai, cioè. Una speciale, soprattutto che con special power up, ovvero arma speciale più l'abilità, può essere aumentata così tanto di durata, soprattutto per il push finale, non è giusto, secondo me, dai, non si può, vabbè. Passiamo avanti, abbiamo i punti richiesti per alcune armi speciali. Blaster rapido ha 10 punti in meno, secondo me ci sta perché comunque la versione vanilla, ovvero quella col bomb rush, moltiplica bombe, era molto meno usata dell'altra, che è il jet, e comunque aveva anche la mina, quindi adesso sicuramente la versione con le bombe e la mina è diventata molto più forte. Ci sta, l'arma è buona, anche già stata nerfata in precedenza, quindi non è OP. Poi abbiamo il marker d'assalto neo, 10 punti in più per la speciale, secondo me può essere buono, ma in realtà neanche troppo perché non si vedeva chissà quanto usata, al massimo in zona in qualche mappa, ma secondo me questa se lo poteva risparmiare. Poi abbiamo il cecchino Firefin, come si chiama in italiano, splatter a carica logo e splatter con mirino logo. 10 punti in più per la speciale. Anche qui non so, in realtà il cecchino è un'arma difficile da usare. E avere una speciale che ci mette poco, considerando che colora meno, secondo me è qualcosa che lo può salvare in parecchie situazioni. Quindi non sono troppo d'accordo, anzi, ben poco, considerando anche che il cecchino col bacca laser è decisamente superiore per ovvi motivi. Anche con questo nerf non sono d'accordo. Il prossimo è l'Explosher, ovvero il termo secchiostro, 10 punti in più per la speciale. Che dire, l'arma è molto lenta, molto spammosa da distanza e sinceramente sì, caricava troppe bolle, troppi soffiabolle, quindi devo dire che adesso bisognerà usarla come, almeno con un po' forse di carica speciale, sennò era un po' rompipalle in certe mappe, soprattutto quando si vedeva che usavano 8 soffiabolle a partita, insomma diventa troppo dopo un po'. Invece abbiamo lo sweeper duplo CM, 10 punti in più per la speciale. Anche questo secondo me è buono perché la categoria dei dualies in generale è forte, questo viene usato parecchio per spammare la speciale, buono secondo me il nerf. E lo sparatenda, uno dice che schifo lo sparatenda, perché devono nerfarlo? Ecco, questo invece, rispetto al nerf del secchiostro vasca che è fatto per le pro, questo è fatto per il competitivo, quindi non si capisce bene cosa abbiano in mente questi sviluppatori. E questo è fatto per il competitivo, perché nelle pro chi è che usa lo sparatenda? O comunque se lo usano non riescono a far nulla, di solito. In competitivo invece, soprattutto in Gungle Gol, viene usato per proteggere i compagni e per spammare le bolle. Può essere un buon nerf, oddio, era una cosa che andava di moda soprattutto in Giappone, ma così anche il termo secchiostra, questo è più per il meta giapponese, infatti magari per noi occidentali può sembrare un po' strano che nerfino queste armi, ma il motivo alla fine c'è, si parla di Giappone, soprattutto di competitivo giapponese. Poi ci sono, vabbè, parecchi altri cambiamenti che adesso io non starò a elencarvi, ve li potete leggere da soli. Io soprattutto volevo parlare del bilanciamento. Però per concludere vorrei passare ai cambiamenti della Salmon Run, un paio che mi sono sembrati molto interessanti. Ad esempio, ha aumentato il numero di uova d'oro che appaiono dopo aver battuto un grill, penso si chiami grill in italiano, da 3 a 5. Questo secondo me è buono perché molto spesso nelle ondate dei grill i compagni che ti trovavi non erano capaci di ucciderli, si perdeva molto spesso in quella ondata lì, in quel tipo di ondata, perché non si riusciva a farne fuori tanti quanti ne bastavano. Invece ora con 5 uova diventa un'ondata più sostenibile, secondo me buon cambiamento. E poi abbiamo anche questo bellissimo. Dopo aver fallito un livello, insomma, sì, tre le tre ondate di Salmon Run,
il rango numerico diminuirà di metà dell'ammontare che avrebbe fatto normalmente se si soddisfa una delle seguenti condizioni, ovvero stavi giocando con meno di una crew completa, ovvero se era crashato qualcuno, e anche, e questo bellissimo, dovrebbe esserci anche in pro sta cosa, se un compagno che non sia te, perché tu devi essere bravo, è quello che succede di solito, tu sei bravo e gli altri fanno schifo, se un compagno ha contribuito con un numero insignificante di uova d'oro in relazione al totale. Ecco, perché non la mettono in pro una cosa del genere? Se un compagno fa schifo, che è una cosa che succede tipo nel 70% delle partite pro, deve toglierti meno punti. Ovviamente, no, in Salmon Run sì, che è una modalità che comunque non conta nulla alla fine, solo per divertimento. Nelle pro no, perché nelle pro devono far schifo, Salmon Run deve essere divertente, mi sembra anche giusto. E poi vabbè, diversi altri cambiamenti, tipo che giocando in LAN alla Salmon Run si può mettere il livello di difficoltà al 200% fin dall'inizio. Due nuove armi tra cui scegliere quando si gioca sempre al branco ovvero in LAN. E il resto sono tutti fixes così. Ultima cosa che voglio dire, cambiamenti alla modalità spettatore. Adesso in alto, sotto le icone dei giocatori, ci saranno anche le seguenti informazioni: il numero totale di splat assist, il numero di speciali usate e anche quanto è carica la speciale di quel giocatore, che anche è molto buono per poter sapere se il team in questione, soprattutto durante un torneo, se si deve commentare, è lì a magari poter effettuare un push con le speciali o tornare in campo dopo un wipe, eccetera eccetera. Tutto questo può essere disattivato premendo meno. Poi è anche possibile zoomare di più in certe map, dice, e anche hanno aggiunto una telecamera automatica che cambierà da sola tra giocatori, quindi magari, non so, forse se qualcuno muore poi dopo va verso quello che l'ha ucciso. Non ho provato perché non ho potuto giocare in questi giorni. E questo era tutto quello di cui volevo parlare in questo video. Non è tutto quello che l'aggiornamento ha incluso, ma sono le cose più un po' riguardo il competitivo o rilevanti di cui io volevo parlare ed esprimere il mio parere, visto che in Italia non l'ha fatto nessun altro finora. Quindi, allora, vi ripeto, se volete vedere un gameplay andatevi a vedere il video di Stress, mio compagno, che vi lascio in descrizione. E altrimenti, niente, iscrivetevi a questo canale se vi è piaciuto un po' il mio commento. Mi raccomando, lasciate voi la vostra opinione qui sotto. Mettetevi mi piace se vi è piaciuto il video e aspettatemi per quando avrò di nuovo la connessione internet al mio nuovo appartamento di Venezia Mestre. Grazie a tutti per avermi seguito e alla prossima.